Ed è sulle note della Pavane di Forêt che comincia questa conferenza presso questo auditorium Santa Caterina, il Festival di Scienze e Filosofia. L'onore di ospitare oggi il professor Mario Tanga, filosofo, pedagogista, dottore di ricerca in storia delle scienze. Un personaggio che si è distinto un po' in giro per tutta Europa e per il mondo con le sue conferenze su mente, corpo, mente e il cervello, la biologia teoretica. È un membro di Corpus, che è l'International Group of the Cultural Studies of the Body. Ho detto bene, professore? È un membro della British Society for the History of Science e nonché accademico a livello internazionale, ordinario di fisiocritica. Oggi ci propone una conferenza molto interessante: la ricerca della verità è più preziosa del suo possesso. Scopriremo come possiamo andare ad intrecciare delle conoscenze che gravitano solitamente in ambiti molto lontani, apparentemente tra loro. Scopriremo che questi ambiti in realtà si toccano, a volte si sovrappongono. È affiancato da uno studente di medicina di Firenze, Giacomo Gelati, che ci ha appena deliziato con la sua marimba. Anche lui è un membro di Corpus, un accademico corrispondente dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, e i suoi studi sono molto ampi, come sembra. Partiamo dalla biologia teoretica, anche per lui le neuroscienze, le scienze dell'evoluzione, nonché, abbiamo sentito sicuramente, la musica. L'ingegner Fausto Ghelli, che avrebbe dovuto essere qui purtroppo per motivi personali, è molto dispiaciuto, ma non è potuto esserci, ci dispiace molto, gli mandiamo un saluto, e sarà per la prossima occasione, sarà per la prossima volta, lo aspettiamo nei prossimi anni, le prossime edizioni. E passo subito la parola al professor Tanga, in quanto penso che le cose da dire saranno tante e molto interessanti. Grazie. Buon ascolto. Dico questo? Grazie di questa accoglienza, grazie per essere qui così numerosi. Si sente? Non so. Sì, benissimo. E abbiamo voluto, per scelta nostra, cominciare con delle note musicali. Abbiamo voluto che parlasse per prima la musica, perché è una forma di conoscenza, senza se e senza ma. Come tutte le forme di conoscenza artistiche, letterarie, propriamente scientifiche, costruisce orizzonti di senso, delinea significati, trasmette e veicola significati. Chi fa cultura, chi fa conoscenza sotto forma di arte, letteratura o scienza, non importa, ha una funzione fondamentale nella società, nel mondo, che è quella di rendere visibile l'invisibile. La frase non è mia, è del grande pittore Paul Klee, che attribuiva questo merito agli artisti. Noi vorremmo estenderlo a tutti gli uomini e le donne che fanno cultura, che costruiscono cultura. Se poi questa si esprime sotto forma di arte, brano letterario o teorema di matematica, poco importa, o teoria di fisica atomica, poco importa. La matrice è sempre fondamentalmente unitaria. Due parole doverose sulla musica proprio le lascio a Giacomo Gelati, che è qui con me, che collabora con me da tanti anni, non tantissimi, però abbastanza.
e col quale ovviamente c'è grande sintonia di intenti, anche se il mio talento musicale è meglio che sia coperto da un velo pietoso, e lascio a lui infatti le interpretazioni e tutto il resto. Buonasera a tutti. Abbiamo dato voce alla musica perché siamo qua a presentarvi la cultura come una rete, già stato detto in presentazione, una rete nella quale tutto si tiene, al di là di ogni forma di compartimentazione. Primo fra tutti vorrei subito mettere in luce il dualismo tra scienza e umanesimo, tra materie scientifiche e umanistiche. Io ci metterei anche un'altra barriera, quella che separa queste due aree che ho appena citato dalle arti. Quindi non poteva mancare la musica, anzi la musica deve rompere il ghiaccio, ha dovuto rompere il silenzio e aprire questa strada a questa rete. E poi per rimanere nel tema della festa di scienza e filosofia di quest'anno, sapere aude, osa sapere, e in generale abbi coraggio non solo di sapere ma anche poi di agire, di mettere in pratica ciò che si è raggiunto a livello cognitivo. Voglio parlare brevemente di un esempio di coraggio nella musica, ce ne sarebbero tanti, solo uno: Guido d'Arezzo, Guido Monaco, che con il suo inno a San Giovanni inaugura la notazione scritta che ha cambiato la storia della musica. Ci piacerebbe dilungarci di più sulla musica, ma come vedrete toccheremo tantissimi argomenti. Ciò nonostante, la musica sarà un filo oggi, un filo rosso e anche un filo di condimento condirà tutta la nostra presentazione. La ritroveremo a metà e con la musica ci saluteremo, magari in un'altra occasione entreremo anche più nel merito della musica, ma diciamo mi sembra già un ottimo inizio, ecco. Quindi abbiamo voluto incominciare così. Bene, se la prima parola l'abbiamo lasciata alla musica, la seconda la lasciamo alle forme nello spazio e a un piccolo caso di, chiamiamolo pure con il suo nome, di geometria topologica. Aspetta, faccio. Ti faccio l'assistente, Mario. Ci vuole? Ci vuole la sì, dai. Allora, guarda che valletta. La dualità, mi sentite lo stesso? La dualità della cultura può essere rappresentata, simbolizzata metaforicamente dalla dualità delle facce di un foglio di carta, come questo, un po' allungato. Con un atto di buona volontà si può cercare di chiuderlo, di unirlo e di ricavarne un oggetto, chiamiamolo così, chiuso. Forse qualcuno di voi l'ha già riconosciuto, ma questo può un po' per fortuna. Questo oggetto, che era separato prima in due facce, lo voglio separare adesso in una direzione diversa. Mi appoggio un attimo al tavolo e traccio su una delle due facce un segno che lo divida a metà. È un'operazione che richiede un attimo di tempo, ma non di più. La mia destrezza la vado un pochino in condizioni precarie, ma ho segnato una fascia con un segno che arriva a metà. La cosa buffa che per segnare la fascia può segnare il tempo. Cioè, questo oggetto non ha due facce, ne ha una sola. E passando il scorso nel modo opportuno, grazie, perché le facce diventassero comuni. Ma siccome io sono un maniaco del
accumulatore virtuale, insomma, acceso un sostenitore del comunismo, voglio, seguendo il segno che ho tracciato, dividere questo nastro in due. E poi c'è la parte di due. Io voglio, potremmo dire contemporaneamente, che le culture siano due, rimangano le divise, no? Quindi lo divido a metà. Le forme ci parlano, non è appunto su questa situazione. L'ho diviso in due, perché ho detto che le culture sono due. Non esattamente, sono sempre uno. Il che vuol dire che se il nostro nastro di Nemus lo prendiamo come metà della cultura del sapere e della conoscenza, basta metterlo nel modo giusto che il due diventa una. Una cultura non è sapere, si esprima come abilità tecnologica, che si esprima come creatività artistica, come astrazione matematica, come virtuosismo letterario. La cultura è una. Basta che ora metta nel modo giusto. È questo che cercheremo di fare sostanzialmente. E infatti la nostra formichina che cammina sul nastro di Mebius non deve mai scavalcare il bordo. Quel confine, uso questo, uso quello, vai, grazie. Quel confine che è il bordo che dovrebbe essere saltato, quella superficie che dovrebbe essere trapassata, violata, quel salto che bisognerebbe fare volando da una faccia all'altra, non c'è bisogno di farlo, basta camminare nella direzione giusta. È quello che invitiamo noi a fare tutti, negli ambiti culturali più diversi, e cosa per la quale non c'è spesso un orecchio molto sensibile a questo. Il tema della sesta festa di scienza e filosofia è sapere aude, osa sapere. Il coraggio della conoscenza si esprime in tanti modi, a tante declinazioni, una delle quali è la costruzione dei mondi virtuali. La nostra mente si avventura nei viaggi più fantastici, costruisce le strutture più ardite. Albert Einstein, del quale abbiamo ripreso la frase come esergo e come titolo della nostra relazione, la sua relatività l'ha sviluppata grazie alla propria inventività, al suo grosso pensiero abduttivo. Quindi la costruzione di mondi virtuali è sicuramente una delle direzioni in cui il coraggio di sapere si esprime. Ma anche il confronto con i fatti, anche quando sembrano terribili, spaventosi, anche quando sembrano soverchiarci. Questa bambina non ha paura di andare a grattare la testa al suo amico orso. Beh, un po' dobbiamo fare così anche noi. Un po' devono fare così tutte le persone che hanno fatto della cultura il loro mestiere. E sia la costruzione di mondi virtuali che la prova concreta dei fatti, tra parentesi la teoria della relatività di Einstein è tuttora in corso di verifica, e guarda caso piovono conferme da tante parti, la costruzione di mondi virtuali e la costruzione e la realizzazione di prove, di esperienze, trovano il loro punto di saldatura nella comunicazione, nella circolazione, sia a livello della noosfera, cioè della sfera del pensiero e della conoscenza, dove si realizzano a volte meravigliose convergenze di idee e di intenti, sia a livello biologico, come nella trofallassi delle formiche, che, come ci hanno magistralmente spiegato Maturana e Varela, due biologi cileni, scambiandosi cibo e insieme ad esso enzimi, ormoni, circola informazione tra i singoli individui del formicaio e il formicaio diventa tale, diventa unità. Quindi sia a livello di noosfera che di biosfera questa circolazione
di contenuti, di informazioni, di tutto quanto si vuole, serve a unire, a far convergere, a creare sinergie. L'immaginazione in particolare è quella che ci fa compiere tanti balzi in tante direzioni. Si sente dire nella mentalità dualista che l'immaginazione è tipica degli artisti. Sono artista, quindi ho immaginazione. Se non ho immaginazione, non ho artista. No, l'immaginazione ce la devono avere i matematici, i fisici, i chimici, gli astronomi. Chi più ne ha, più ne metta. Ci apre delle possibilità incredibili. I mattoncini Lego, a volte anche al bambino, sembrano un tirannosauro. Ma non dobbiamo dimenticare che quanto immaginiamo ha sempre delle alternative e può essere smentito dai fatti. Dobbiamo essere cauti anche quando la realtà ci si presenta in maniera controintuitiva. Questo che presentiamo è il triangolo di Penrose, paradossale, assurdo, ma vedremo poi in una successiva slide, non tanto. L'ipotesi ci permette di bypassare certi paradossi e certe difficoltà. Se sono di fronte a un'ombra quadrata e a un'ombra circolare, sono due figure bidimensionali, come possono essere conciliabili? Come può essere un quadrato essere un cerchio e viceversa? Beh, possono essere entrambe l'ombra di un oggetto che si presenta diversamente a seconda di come ci proietto la luce sopra. L'oggetto, guarda caso, però, ha una dimensione in più delle due ombre. È un oggetto a tre dimensioni e non a due. L'ingresso della terza dimensione ci permette di superare il paradosso. Il metapensiero, cioè il pensiero che va oltre se stesso, si supera e pensa a se stesso. A volte questa mediazione, anche se provoca una distanza faticosa o a volte anche dolorosa da reggere, è necessaria. Oggettivare le cose, pensare il pensiero stesso. Escher, lo vediamo nel suo autoritratto famosissimo, che in cui si ritrae riflesso in una sfera con tutte le deformazioni che dà la riflessione sferica, eccetera, ce ne dà un'idea. Lui non può vedere se stesso, ma mediando la propria immagine tramite la riflessione in un oggetto sferico, riesce a ritrarsi. La mediazione a volte è realizzata grazie a dispositivi tecnologici. Siamo talmente abituati alla tecnologia, immersi, che a volte non ci facciamo caso e non pensiamo che, volere o non volere, proprio la tecnologia della quale ci avvaliamo anche nella vita quotidiana ci ha fatto superare tante difficoltà e tanti ostacoli e ci ha fatto superare anche un punto di non ritorno. Il nostro occhio, l'occhio nudo, l'occhio ingenuo, non potrà mai più essere tale, anche se ci togliamo da davanti ai nostri occhi un binocolo, un microscopio, un telescopio. Beh, dice, non lo voglio usare, non me lo tolgo da davanti o guardo. Quello che guardiamo non lo guardiamo più con l'occhio ingenuo di chi non ha mai conosciuto questi strumenti. Il nostro occhio non è più nudo ormai quando guarda, anche se direttamente, concretamente, non usa questi strumenti. Vertov, un cineasta russo famoso, diceva che l'occhio e la macchina da presa sono la stessa cosa nel cinema. Beh, possiamo prendere questa sua affermazione come buona e come valida ed estenderla a campi che sono quello, per esempio, scientifico. L'oggetto della nostra conoscenza scientifica non viene più soltanto guardato con l'occhio, il naturalista ingenuo e naif che osserva le cose così come gli capitano, è un mito, è una mistificazione. Dobbiamo rassegnarci o rallegrarci, non lo so, ma sicuramente intraprendere con coraggio, a proposito del coraggio, questa strada dell'uso consapevole della tecnologia. E a questo proposito vi vado a presentare un qualcosa che ci riguarda davvero da vicino, qualcosa di molto personale. È un'emozione, non è
non è retorica, perché quello che sto per farvi vedere affonda le radici in un tempo che è di non lontanissimo, però sono 3 anni fa. Ero davvero poco più che liceale, incominciavo medicina, stavo finendo il primo anno. E qua raccogliamo un po' i frutti di quella prima idea. Questa slide l'ho ripresa pari pari. Era la presentazione all'Accademia di Fisiocritici dello scorso 16 novembre 2015 di questa idea, che adesso è in via di pubblicazione sul Journal of the Siena Academy of Sciences, la rivista sulla quale i fisiocritici pubblicano in sostanza i frutti delle loro ricerche. Qual è quest'idea? L'applicazione della tecnologia laser scanner nella medicina in senso lato e nella fattispecie nell'anatomia. Il 2015 era anche un anno tutto particolare perché ricorrevano i 200 anni dalla morte di questo personaggio. Paolo Mascagni era un fisiocritico, anatomista, autore di tante tavole anatomiche, una anche quella che state vedendo dietro, che farà da sfondo a tutto il nostro percorso, ed ha avuto anche un altro pregio, cioè quello di mettere a punto una tecnica per visualizzare i vasi linfatici. Fino ad allora nessuno li aveva mai osservati. Entriamo subito nel merito, facciamo prima una piccola introduzione volta ad inquadrare l'essenza dell'anatomia e lo stato dell'arte della raffigurazione anatomica. Intanto l'anatomia è una scienza visiva che si fa attraverso l'atto del tagliare. La stessa etimologia ce lo dice, anatemno, attraverso l'atto del tagliare l'anatomista allestisce preparati anatomici che poi guarderà, come fa l'autopsia l'anatomista di Simonet e come si vede anche nella autopsia, appunto, autopsis, vedere con i propri occhi, di Rembrandt. Guardate gli occhi di quegli studenti, aveva sicuramente ben chiaro il fatto che l'anatomia fosse una scienza visiva. L'aveva benissimo in mente anche il grande Vesalio, tanto da condensare questo concetto in 3 parole: vedere è conoscere, diceva Vesalio. Quindi l'anatomia è una scienza visiva. Conoscenza e visualizzazione sono strettamente legate. E allora, se ho detto tutto questo, che senso ha parlare di raffigurazione anatomica? Facciamo dissezioni, no? No, i tessuti biologici si degradano e Caravaggio è stato uno dei primi, con la sua canestra, a metterci di fronte alla caducità dei tessuti biologici. Ecco perché nascono le tavole. Queste sono altre tavole di Paolo Mascagni. Ancora oggi sono molto utilizzate. Io stesso ho studiato in tavola d'acquerello. Però cosa sono? Sono delle schematizzazioni. Cioè, io qua vedo ciò che l'anatomista trattino artista ha scelto di raffigurare e nel modo in cui l'ha voluto raffigurare. Quindi è un duplice filtro soggettivo. Da questo punto di vista, con l'avvento della fotografia, queste sono foto da cadavere, questi 2 filtri soggettivi sono stati eliminati. Ne è stato introdotto un altro, anche la fotografia ha i suoi filtri, altrimenti non esisterebbe la fotografia artistica. Però dal punto di vista del colore, della morfologia, queste fotografie sono assolutamente fedeli alla realtà. Sono però bidimensionali e statiche. La possibilità di interazione con questi oggetti è limitatissima. La posso di poco incrementare così, montando in sequenza delle fotografie. Questa nella fattispecie è una testa congelata e poi sezionata secondo piani coronali, frontali, successivi. Oppure guardiamo questo torace. Via la cute e i grandi pettorali, via la piastra sternale, via i polmoni, via il cuore. Via i polmoni definitivamente, resta la cavità toracica vuota, però è comunque un oggetto bidimensionale statico, con il quale si ha una possibilità di interazione, ma mi permetto di dire, alquanto limitata. Con l'avvento dell'informatica e della sintesi grafica nascono anche i primi modelli tridimensionali, o forse sarebbe il caso di dire quadridimensionali, perché io a seconda di come li ruoto me li guardo dalla prospettiva che più mi piace, e questo è significativo. Farsi l'idea di un oggetto via via che me lo ruoto tra le mani,
Però anche queste sono schematizzazioni, riecco la stessa parola magica di prima, anche qua non con degli acquerelli, non con una tavolozza, ma con un computer ho scelto di raffigurare dei dettagli anatomici nel modo in cui l'ho voluto fare. Da questo punto di vista una TAC con ricostruzione 3D è molto più fedele, anzi assolutamente fedele nei confronti dei dettagli tridimensionali della realtà, tant'è che posso progettare con la TAC interventi anche molto delicati. Questa è un'implantologia nella fattispecie. 12 perni in titanio nell'osso vivo, con nervi e formazioni ossee da evitare. Questo è il controllo radiografico dopo l'intervento, questo è il controllo con la TAC. Però non stiamo parlando di raffigurazione anatomica, quindi sebbene la TAC abbia tantissimi pregi, e vedrete che la TAC ci è vicina, dal punto di vista strettamente della raffigurazione anatomica gli mancano due elementi, e che mancano a maggior ragione alle immagini di sintesi grafica, cioè la luce e il colore della realtà. Ed è ora che entra in scena il laser scanner, eccolo qua, deriva dal mondo dell'industria, quello è uno scanner industriale che ho preso e ho un po' riadattato a lavorare sull'anatomia. Vi confesso che avevo una bella paura, avevo paura che non funzionasse, che qualcosa andasse storto, c'è stato un po' da lavorare. E che cosa ottengo da quell'oggetto? Una nuvola di punti tridimensionali dalle quali posso ricostruire una superficie che posso ruotare, osservare da ogni prospettiva, misurare, lo vedremo. Questa immagine amletica mi permette di commentarla così: to spin or not to spin, this is the difference. Ruotare o non ruotare, questa è la differenza. Con buona pace di Shakespeare. Con buona pace di Shakespeare. Ruotare che cosa? Eccoci, questo è un cuore di maiale non umano, realizzato con questa tecnica, prima passato allo scanner e poi una bella texture fotografica sovrapposta. Bella poco, vi confesso, perché in un pomeriggio dovetti scansionare due crani, una vertebra di balena, vertebre di delfino, due crani umani, c'era da correre. Le fotografie vennero scattate in condizioni di pessima illuminazione, senza accorgimenti che potevo prendere come un filtro polarizzante, un flash. Quindi le foto non sono di tutta questa gran bella qualità, però guardate il risultato. Quello che avete visto in grigio era il modello, questa è la foto sovrapposta. E ancora, un cranio umano in splendide condizioni, era un giovane questo, tant'è che si vedono anche i denti del giudizio in fase di eruzione. Guardate che dettaglio, qui siamo sulla sutura lambdoidea, guardate che dettaglio si può raggiungere, si vedono anche le ossa wormiane nello spessore della sutura. E ora la prova più difficile alla quale ho sottoposto lo scanner, la superficie inferiore del cranio, quella più anfrattuosa, quella più scabrosa, guardate come l'ha restituita. Io la posso ruotare tra le mie mani, guardarla come voglio e anche misurarla, e lo vedremo. Il divario con l'oggetto esistente c'è, ci sarà sempre, sono due entità ontologicamente diverse. Una è una raffigurazione dell'oggetto, uno è l'oggetto vero, però questo gap che già l'avevamo visto con gli acquerelli, con le foto, questo gap che sempre esisterà, ecco, io mi permetto di dire che in questo caso forse si è ridotto di tanto. Non dico minimo, però si è ridotto di tanto. Il processo d'acquisizione, come vi ho detto prima, è rapido e pratico, e il che non guasta mai. Quello era lo scanner che lavorava. E dal matrimonio tra l'antichissima pratica settoria e le moderne tecnologie laser scanner, eccola la cultura come rete. Siamo arrivati a un nodo. Nascono delle applicazioni, che sono delle innovazioni, per non dire rivoluzioni, perché questa cosa è... Dov'è che la posso applicare? La posso applicare in medicina legale, la posso applicare in biologia, la posso applicare in anatomia normale e anche in anatomia patologica. E ho lasciato per ultima l'anatomia normale e patologica perché è proprio lì che voglio andare a parare. Quindi, last but not least. E andiamo con la medicina legale. Che cosa mi offre lo scanner? Mi offre la possibilità unica e inimitabile, la capacità unica e inimitabile di rilevare i particolari minimi di ogni oggetto che analizzo e attribuire a ogni punto delle coordinate.
mi dà la possibilità di misurare lunghezze, angoli, superfici, volumi per sempre, in eterno virtualmente, e mi dà anche la possibilità di avere in mano un modello che deriva da un processo di acquisizione strumentale del dato, pertanto oggettivo, cioè a quel valore oggettivo che mi permette anche di portarlo davanti a un giudice. E poi vede quello che il nostro occhio non vede, lo stava dicendo all'inizio il professore, quest'occhio vede quello che noi non vediamo, ci sono dei dettagli submillimetrici che io vedrò solo quando avrò ingrandito, e tanto. Questo è un altro cranio, in condizioni di conservazione nemmeno paragonabili rispetto a quello che abbiamo visto prima, scalfiture, segni del tempo, con un po' di immaginazione possiamo interpretare queste scalfiture come, chi lo sa, un oggetto che è stato scagliato contro la testa di questo povero soggetto. Funziona su tutto, anche sull'anatomia alterata. In conclusione, io cosa posso fare? Se faccio un rilievo con questa tecnologia, ho dei dati, come dicevo, oggettivi, che posso analizzare nel tempo, quindi li posso rivedere. Forse non succederà più di vedere un imputato assolto perché non si può ripetere una misura, o peggio ancora condannato perché non si può ripetere una misura. Una volta che ho ottenuto le scansioni e i modelli, queste restano analizzabili nel tempo, revisionabili, e poi è una macchina, niente gli sfugge se il rilievo lo eseguo correttamente. Quindi via le omissioni, via gli errori umani nel prendere le misure, nel fare il rilievo, e poi mi congela il mutare dello stato dell'oggetto in esame, da un cadavere che si decompone a una scena del crimine che viene inquinata. Ma andiamo avanti, applicazioni in biologia. Questo è un altro lavoro, mio e del professor Tanga, che sta anche questo in via di pubblicazione sul Journal of the Siena Academy of Sciences, possibili contributi per lo sviluppo di una teoria exaptiva, l'esempio del rachide, cioè queste sono quattro vertebre, in alto a sinistra abbiamo una bella balena, questo è un delfino e queste sono le vertebre di camoscio. Nel corso della filogenesi il rachide si è riadattato. Questa è l'exaptation, si è riadattato a resistere a stress meccanici diversi. Le prime due vertebre nuotano, quelle sotto sono una trave perché i quadrupedi hanno il rachide sospeso tra i due cingoli, l'anteriore e il posteriore. In noi è un pilastro, noi teniamo una stazione retta, le sollecitazioni meccaniche cambiano, gli uccelli volano, le balene nuotano, però le strutture si sono conservate e riadattate. Quindi grazie allo scanner è stato possibile in modo agevole e in modo altamente efficace confrontare l'andamento exaptivo rachidiano nelle varie specie, misurando superfici di inserzione di muscoli, angoli, lunghezze, superfici, volumi, e confrontarle appunto. Ed eccoci qua, applicazioni in anatomia normale e in anatomia patologica. Eccoli a confronto, il cuore con la nuova tecnologia e il cuore di sintesi grafica. Ai posteri l'ardua sentenza. Immaginiamo però uno studente di medicina, vedere e conoscere, abbiamo detto, si approccia per la prima volta allo studio dell'anatomia e su questa base edificherà tutto il suo sapere medico, ma immaginiamo anche personale già formato, studenti delle professioni sanitarie, vedere e conoscere, ripeto. E a che cosa in sostanza sto lavorando in questi mesi? Alla realizzazione di un nuovo atlante. Come è fatto a grandi linee? Si parte con una bella TAC, questo è il solito amico di prima, il solito cranio, dalla TAC ottengo una moltitudine di sezioni, qui stiamo vedendo dei piani di taglio trasversali, dai quali posso ricostruire un modello 3D. Questo modello è analizzabile anche in spessore, va bene? Secondo vari piani di taglio, torno un attimo indietro, qua lo vediamo su un piano di taglio trasversale, oh mamma che ho fatto! Su un piano di taglio trasversale, un piano di taglio sagittale, quindi così, un piano di taglio frontale, è analizzabile in spessore, va bene? Delle due è deficitaria questa scansione proprio in superficie, ma se io ci sovrappongo l'analisi di superficie precisa ai micron
dello scanner e a questa una foto, a grandi linee, ottengo un modello analizzabile sia superficialmente sia in spessore secondo i piani di taglio che io voglio. Questa soluzione l'ho protetta, sigillata con un brevetto e sto cercando di realizzarla proprio in questi mesi, diciamo. E questo è il prototipo, se vogliamo. Abbiamo il modello con dei picchetti, questi qua, degli hyperlink. Se li vado a interrogare mi parlano. Quello è l'osso frontale, quello è il vomere, quella è la grande ala dello sfenoide, quello è l'osso zigomatico, quella è la mandibola e nel frattempo lo ruoto. E basta? No, lo misuro anche. Fino ad ora come si fa a misurare? Con righello, oppure per dare un'idea delle dimensioni faccio le foto ad un righello, a una monetina da 2 euro o da un centesimo accanto all'oggetto. Qua invece io ho il mio strumento di misura, questo è il solito cuore, proviamo a misurare il calibro della aorta. Quindi tolgo la foto, scelgo la giusta prospettiva, gli ecografisti ci insegnano quanto sia importante scegliere la giusta prospettiva prima di misurare. Mi vado a porre su uno degli infiniti diametri di quello che è questo oggetto cilindrico e ottengo il calibro, 2 centimetri, 1 millimetro e 6 decimi. Mi fermerei qua. Il good enough, il buono abbastanza per l'anatomia sono i decimi di millimetro, via. Ma spingiamoci oltre, troppo comodo il calibro di una aorta. Dove vado? Misuriamo lo spessore della parete dell'aorta, quindi qualcosa di molto più piccolo, un lavoro da calibro più che da centimetro. Tolgo sempre il modello, intanto con che scioltezza gira questo modello. Zoomo sull'aorta e misurando perpendicolarmente a due tangenti parallele, tangenti ai due cilindri concentrici, ottengo 1 millimetro, 5 decimi, 3 centesimi e via dicendo. E poi, questi modelli, come li guardo? Bah, ora li stiamo guardando su uno schermo bidimensionale, ma questo è il caro vecchio anaglifo del 1800, con lente blu, lente rossa, con gli occhialini, ma lo posso anche guardare con gli occhiali a luce polarizzata, con gli occhiali attivi con otturatore, posso usare schermi 3D, quindi posso usare proiettori tridimensionali. E nel caso degli occhialini voglio fare un inciso. Fino ad ora noi ci divertiamo con gli occhialini, andiamo al cinema, ce li mettiamo, ci guardiamo un bel film in 3D, oppure a casa accendiamo un videogioco e ci mettiamo gli occhiali. Con gli stessi occhiali studiamo. Ma andiamo avanti. Grazie a questo approccio facciamo un po' di storia della medicina, inquadriamola. Inquadriamola nella storia della medicina. Cosa succede? A inizio l'era 3.0 della raffigurazione anatomica. Cosa vuol dire? Questa frase ha senso se io chiamo 1.0 l'era delle tavole ad acquerello, se chiamo 1.2 l'era degli atlanti fotografici e se indico con 2.0 l'era delle immagini di sintesi grafica virtuale, che come vi dicevo hanno un problema di oggettività. Credo che sia inequivocabile il problema dell'oggettività, perché io posso far fare a uno scheletro quello che purtroppo nella realtà non potrà mai fare, anche ballare. Quindi chi mi garantisce che quei modelli di sintesi grafica che guardo siano attendibili, che quello che vedo è la vera anatomia? Questo scheletro balla anche e proietta anche un'ombra su due piani ortogonali, per di più. E poi l'anatomia viene travolta da un diluvio di dati ed entra nella Big Data Age. Cosa vuol dire? Abbiamo visto tante scienze entrare nella Big Data Age. Mi viene in mente l'LHC, Ginevra, o i radiotelescopi. Quanti dati arrivano? Tanti. E quanti ne arrivano al secondo? Ancora più impressionante. E cosa succede qua? Io fino ad ora magari avevo delle foto, una foto può essere anche bella, pesante, magari se accumulo delle foto ottengo anche una bella mole di dati, però sono dati discreti, sono pacchetti di dati, ogni foto è un pacchetto, la quantità la fa l'unione di tanti pacchetti. Qua invece ho un modello tridimensionale che da solo è una nuvola di miliardi di punti, ognuno ha le sue coordinate.
E ancor di più questo è vero se penso che quello scanner, quando acquisisce di dati, ne manda, e ci vuole un computer potente che li sappia accogliere. Quindi anche l'anatomia è entrata nella Big Data Age. E poi, quando un giorno la tecnologia dei proiettori olografici 3D sarà alla portata di tutti, forse questi modelli si potranno proiettare anche nello spazio. E quindi forse nelle aule universitarie, accanto al cadavere, ci sarà anche un organo proiettato nello spazio, magari ingrandito, in forma di ologramma. E facciamo uno sforzo, immaginiamo un ambiente grosso quanto questo e un proiettore bello potente. Io posso proiettare un corpo intero a dimensioni molto aumentate e quindi far camminare gli studenti dentro i corpi umani, fargli esplorare l'anatomia a piedi, fargli esplorare a piedi le fosse craniche, il lume di un organo cavo. Quindi forse l'anatomia un giorno diventerà immersiva. Chi lo sa? Bene. Grazie. Proseguendo, cercheremo di non approfittare troppo della vostra pazienza e della vostra attenzione. Si aprono e si spalancano altre prospettive. Il sapere Aude, con cui si mette il sigillo a questa bellissima edizione, la sesta del Festival di Scienza e Filosofia, l'abbiamo voluto estendere, gli abbiamo voluto fare onore estendendolo e declinandolo in modi ancora diversi. Se dobbiamo osare sapere, dobbiamo anche, per osare sapere, osare percepire, perché dobbiamo saper aprire i nostri sensi, la nostra accoglienza, la nostra sensibilità a quanto della realtà impatta con noi, incontra noi, si interseca con noi. Quindi percipere Aude, osa percepire, non chiuderti a riccio, non tapparti gli occhi come le scimmiette cinesi, ma lasciati invadere da quanto il mondo ha da dirti, se lo sai ascoltare. E il coraggio anche di agire, agere Aude, osa agire, prova nelle cose, come la bimba di prima che va a grattare la testa all'orso. Beh, ha avuto ragione la bimba, perché l'orso se la fa grattare la testa. Evidente, non è sempre così facile con un orso così grosso, indubbiamente. Io non lo so se l'avrei questo coraggio, un po' incosciente, però prendiamola come metafora e osiamo. Quindi osiamo percepire e vivere sulla nostra pelle, nella nostra esperienza esistenziale diretta, la conoscenza, e mettiamola alla prova anche con cose molto difficili e molto lontane, come hanno fatto e fanno gli astronauti, come fanno tantissimi uomini coraggiosi. E uomini coraggiosi, che eroi, che non esistono soltanto oggi, ma esistono da sempre e hanno da sempre accompagnato e fatto il cammino della storia e della storia della conoscenza. Noi abbiamo studiato alcuni casi che, in estrema sintesi, vi presentiamo. E siamo qua a proposito di usare sapere e di sapere osare. Siamo a Siena e è il 1761. Viene pubblicato il primo tomo degli atti dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena. Questo qua, se vogliamo, è il nonno del JSAS, ve lo ricordate? O forse anche il Trisnon, era il 1761. Non era online. Non era online all'epoca, non era online, eccolo qua. Di che cosa tratta? Parla degli innesti del vaiolo, e io questi quattro nomi li voglio leggere qua. Francesco Caluri, Annibale Bastiani, Salvatore Galletti, Castellucci, Bonaventura Perotti. Sono quattro medici, dei fisiocritici, che hanno pubblicato in questo tomo 50 casi clinici, in sostanza, sull'innesto del vaiolo. Cos'era questo innesto? Era detto variolizzazione, da non confondere con la vaccinazione jenneriana. In sostanza la variolizzazione consisteva nel prendere materiale biologico estratto dalle lesioni cutanee di soggetti malati di vaiolo minore, la variola minor,
che l'avevano preso spontaneamente oppure che erano stati già oggetto di inoculazione e in pratica infettare chi veniva sottoposto a questa pratica. Appunto, c'erano esistono due varianti del vaiolo, il vaiolo maggiore e il vaiolo minore, la variola major e la variola minor. La variola major è quella temuta, quella che nella maggior parte dei casi porta poi anche a morte, che lascia lesioni pesanti e che ha quindi manifestazioni cliniche più importanti. Di variola minor era più difficile morire, quindi cosa si faceva? Si inoculavano i soggetti perché, pur non conoscendo l'immunità innata e acquisita, si era capito che però chi si ammalava e poi guariva era immune per sempre anche alla variola major. Non è nuova di Siena, esisteva già in Europa, in India, nella lontana Cina, in Oriente quindi, però hanno avuto un merito questi medici, intanto hanno avuto coraggio e poi si sono messi in linea con la rivoluzione scientifica del secolo precedente perché osservavano, e questo è importante, quanto ce lo diceva Galileo di osservare, osservavano e con dovizia di particolari refertavano, riportavano. Ci sono anche tanti ancora influssi della vecchia medicina ippocratica, galenica, per esempio mi viene in mente anche il paradigma erista, cioè descrivono i segni e i sintomi di un paziente e dicono anche che tempo c'era, che tempo faceva, se c'era il sole, se pioveva, se c'era umido, non dicono non hanno mai detto che esistesse una correlazione tra magari una giornata umida e tanti morti, però il solo fatto che vengano descritte le condizioni atmosferiche ci dice che questa impronta ancora c'è, però osservavano e soprattutto sperimentavano. Cioè, dopo 2000 anni di medicina con approccio sottrattivo, cioè che deve togliere le malattie, la sofferenza, il dolore, questi prendono il veleno, l'oggetto, l'agente eziologico della malattia, lo iniettano in un paziente per guarirlo provocandogli la malattia. Cioè sembrava un'eresia fare il passo più lungo della gamba, uno sfidare le forze della natura. Quindi hanno avuto un grande coraggio e si sono messi con quest'ottica scientifica, tant'è che un solo soggetto di 50 morì, fecero però un riscontro autoptico, anche questo ben documentato, e studiavano le urine dei pazienti con metodi protochimici, però con un approccio caso controllo, cioè prendevano un sano e un malato, e oggi forse tanti di voi sapranno quanto sono importanti gli studi caso controllo in medicina. E vi voglio avvicinare a questo mondo, farvi vedere anche questa bella prosa. Una delle cose con la quale si dovettero scontrare questi medici era il pregiudizio, cioè il vaiolo lo mandava, tanti credevano anche Dio, per punire di un comportamento sbagliato magari di un antenato, quindi non ci si doveva opporre a questa piaga che veniva mandata. Poi era vista, come vi dicevo, un andare contro, sfidare le forze della natura, ci si doveva guardare da questa variolizzazione. E dice questo medico, ne trovai tanti di abitanti di quel paese ostinati ancora nei loro pregiudizi e nemici spacciati dell'innesto. E poi questa è molto bella, questa prosa ve la voglio leggere, sproporzione, meraviglia e speranza. Cioè questo medico che dice, una quantità così piccola di materia biologica mi avvelena un intero corpo. Come è possibile? Cioè una cosa che sta sulla capocchia di uno spillo mi porta a morte, mi toglie la salute, però questo mi fa anche sperare, forse così come mi toglie la salute allora me la può anche rendere facendo queste inoculazioni. Dice, una porzione di materia variolosa così minuta ed insensibile come era quella che esser potea nella macchia del lago inseritore, che nulla ha perduto sensibilmente di quanto vera attaccato, ebbe la forza d'avvelenare un corpo e di fare moltiplicare all'infinito il proprio veleno su del medesimo. Sembrerà dunque una fola, una favola, che da certi corpi che sfuggono la vista ed ogni senso provengano a noi certi effetti così funesti che ci privano di vita? Né per la stessa ragione sarà da farsene miracolo che certi medicamenti ci rimettano in vita ed in salute sul punto ancora di perderle. Una prosa bellissima, scientifica, ma c'è anche un grande spessore umano.
E Jenner cosa fece invece? Ormai l'ho tirato in ballo. Prese il vaiolo vaccino, cioè il vaiolo a tropismo animale, quello che infetta le vacche, i bovini, infetta anche l'uomo, però una volta che l'ha infettato non è più capace di propagarsi e si raggiunge ugualmente l'immunità. Quindi non davo contributo all'epidemia perché non creavo nuovi casi, nuovi soggetti contagiosi e ottenevo lo stesso risultato. In breve tempo la variolizzazione venne sostituita con la vaccinazione. E ancora un esempio di coraggio. Questo paesino qua è Poppi. È una slide patriottica perché io sono nato a Poppi, vivo a Poppi, il professor Tang insegna a Poppi e chi era nato anche a Poppi? Questo signore qua, Francesco Folli, medico e filosofo, pioniere della trasfusione di sangue. Era nato nel 1624, se non sbaglio, e perché ve lo propongo? Perché ancora una volta la cultura come unica rete dove tutto si tiene si rimanifesta. E rieccoci di nuovo a un nodo. Folli era uno studioso, studiava un po' di tutto e come era in uso fare all'epoca il suo ritratto è anche contornato da due strumenti medici che possono quelli della trasfusione, una ciocca d'uva e un igrometro. L'igrometro l'aveva inventato lui, questo igrometro a nastro di carta, e l'uva. Perché l'uva? Perché lui, oltre che medico, si interessava di botanica e gli piaceva fare innesti, studiare le piante. Si era accorto che innestando una pianta, la linfa ridava vita all'innesto che poi prosperava, cresceva e dava anche frutti. Quindi lui dice, visto che Harvey mi ha ben dimostrato con la sua esercitazione anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus che il sangue circola, stai a vedere che forse lo posso trasfondere a scopo terapeutico. Perché? Perché ora non ci sembra un'ovvietà, il sangue circola, ma una volta non era così. Mi sarebbe piaciuto illustrarvi l'anatomia dal mio atlante, ma ancora non c'è, quindi facciamo così. Lo vedete l'intestino? Cosa aveva visto Galeno, medico romano, medico di Marco Aurelio e grande maestro dissettore anche? Aveva visto che dall'intestino tutti i vasi venosi si riuniscono in uno, questo qua, la vena porta, che entra nel fegato, questo organo voluminoso, spugnoso e zuppo di sangue, come una spugna. Poi aveva visto anche che le vene epatiche, le vene del fegato, sboccano qua, nella vena cava inferiore, che è questa grande vena che raccoglie tutto il sangue venoso della parte, per farla breve, sotto diaframmatica del nostro corpo. Aveva poi visto che la vena cava, ecco qui si vede bene, questa è la vena porta, questa celestina, questo è il fegato, questa è la vena cava inferiore, che va dritta nel cuore destro, nell'atrio destro. Questa è la vena cava superiore che raccoglie invece il sangue dalla parte superiore, nel mezzo ci sta il cuore, eccolo qua. Quindi rifacciamo il nostro viaggio, intestino, nel canale alimentare troviamo il cibo attraverso le vene entra nel fegato, cosa fa? Diventa sangue. Perché? Perché secondo Galeno il fegato era la sede di dove nasceva il sangue venoso, poi arrivava al cuore e il cuore lo mandava in circolo e poi cosa faceva questo sangue? Finiva, i tessuti periferici lo consumavano, lo mangiavano, era un sangue trofico, nutritizio. L'avete mai sentito dire mangia che fa sangue? Sì, anche io l'ho sentito dire, me lo diceva la mia nonna. Giacomo, mangia, se no come fai a fare il sangue? Deriva da questo, perché secondo Galeno ci aveva insegnato che il cibo diventa sangue, poi attraverso tutte queste vie entra in circolazione, non si può dire circolazione, va alla periferia e lì finisce. Quindi bisogna reintegrarlo mangiando. Harvey dimostra il contrario, anche lui è stato uno che ha avuto grande coraggio di pensare controcorrente, un vero scienziato, e Folli ha questa intuizione a partire dalle sue conoscenze mediche e di botanica. Mario. Grazie. Allora, grazie ancora per la vostra attenzione. Vado? Bene. Allora, in tutto questo, anche nei due casi che abbiamo riportato, della variolizzazione e della trasfusione,
A farla da padrona, anche se un po' come un'eminenza grigia dietro le quinte, è la comunicazione, la stampa per esempio a caratteri mobili in questi due casi ha avuto un ruolo centrale. Comunicare è centrale, è costitutivo del sapere, non è un trasmetterlo così come si lancia una pallina sulla testa di qualche povero malcapitato che fa da bersaglio. Io so una cosa, questa cosa me la tengo in mano, la scaglio contro qualcuno e quel qualcuno, poverino fortunato, se la becca in testa e quello l'ha ricevuta. Bella comunicazione. No, comunicare è qualcosa di diverso. Comunicare è accettare di immergersi. Immergersi in più modi e in più realtà. Innanzitutto in quella concreta, nella realtà che studiamo, ma anche nella realtà delle relazioni umane. E nella interazione che c'è tra queste due cose, una circolazione, una circuitazione, uno scambio, un gioco di specchi se vogliamo, in cui ciascuno recita la sua parte, nessuno si affida ciecamente all'altro, ciecamente, lo dico come metafora e fuori di metafora, la parabola dei ciechi di Bruegel ce lo illustra molto bene, quasi una sequenza filmica ante litteram. Vediamo cosa succede ai poveri ciechi che si fidano uno dell'altro, ognuno pensa che quello davanti lo guidi, fino a che tutto va bene, fino a che il primo non casca. Quando il primo è cascato, uno dopo l'altro sono destinati, sia pure con un differimento di tempo, a fare la stessa fine. E l'ultimo che se ne va tranquillo non sa, poverino, il destino che l'aspetta. Se noi camminiamo ad occhi chiusi, mettendo la mano sulla spalla di qualcuno che pensiamo, speriamo e pretendiamo ci guidi, rischiamo di fare la stessa fine. L'autonomia è qualcosa che va guadagnata anche nelle piccole cose e non è un atto di egoismo per essere bravi a dispetto degli altri o a svantaggio degli altri, ma è qualcosa che serve anche agli altri. Fare qualcosa noi in autonomia stimola anche gli altri a fare altrettanto e un insieme di persone, di soggetti autonomi anche nel produrre conoscenza valgono sicuramente molto di più di persone o uomini di cultura che si fidano ciecamente uno dell'altro. È quello che ci consente di fare il gran balzo, come diceva Kant, sapere aude, aude, osa, azzarda, schizza fuori da quell'acquario, da quel vaso di vetro, che è la tua condizione di minorità, che è la tua infanzia culturale, cognitiva, e balza l'oceano. Abbi il coraggio di lasciare la poca acqua dell'acquario per conquistare, avere intorno a te l'infinita acqua dell'oceano. Lì potrai navigare e andare dove vuoi. È questo che dobbiamo fare, e quel pesciolino nell'acquario che siamo fino a che ci fidiamo ciecamente degli altri. Quindi dobbiamo passare a una conoscenza che sia autonoma, e mi richiamo all'etimologia, cioè che si dia le regole da sé, dal greco anche qui, e autoptica. L'autopsia non è soltanto l'esame del cadavere da fare nel chiuso di un laboratorio dedicato a questo, ma è proprio il vedere con i propri occhi, è un po' fare il San Tommaso, che non ci crede finché non ci ha messo il naso. E dobbiamo mettercelo il naso nel rispetto degli altri e insieme agli altri. Non dobbiamo, cioè, né chiuderci in noi stessi, nei nostri pensieri, in un solipsismo a cui tanta tradizione idealista ci ha abituato, a cominciare da René Descartes o Cartesio che dir si voglia, e non dobbiamo nemmeno, come volevano gli empiristi, lasciarci travolgere dai dati delle informazioni della realtà esterna che come sola garanzia della veridicità della realtà che costruiamo. I sensi ci ingannano e i pensieri chiusi dentro la testa si steriliscono e muoiono. Le illusioni ottiche dimostrano quanto ci si sbagli e l'antidoto a questo è sicuramente nel modo di fare le cose, intersecando le nostre soggettività autonome, sicuramente, ma capaci di aprirsi e di disporsi alla collaborazione con gli altri. E lo strumento, oltre che il modo, che è la combinazione di forma e contenuto, un altro dei dualismi, delle maledette forbici che dividono due ambiti e due aspetti della cultura. Allora,
Questo è il contenuto, è importante che ci sia il contenuto, il tema c'è il contenuto, ma non c'è la forma, come se fossero la scatola e quello che ci metto dentro, due cose strane una all'altra, il cartone che forma l'involucro e gli oggetti dentro che possono essere di tutto. In realtà forma e contenuto sono la stessa cosa. Se noi andiamo a esaminare questi grafici tridimensionali dei gradienti di concentrazione di un pigmento, qui ci riferiamo in particolare alla colorazione delle conchiglie, che nella serie di rettangoli che vediamo sovrapposti parzialmente, imbricati uno sull'altro, vediamo nell'ultimo, quello totalmente visibile, lo schema di colore che si forma a partire dalla distribuzione omogenea, grazie a concentrazioni diverse a seconda del punto dove ci troviamo, del pigmento, che sono rappresentate con questo grafico tridimensionale. È uno spazio di stato, è uno spazio reale, tutte e due le cose. È forma, è contenuto, questa rappresentazione grafica, tutte e due le cose. Convergenza e sinergia sono importanti, dobbiamo metterci in questa prospettiva. Non è la somma dell'individualità che fa la collettività. Proviamo a pensare anche il contrario per chiudere il cerchio, è l'essere collettivi che fa le singole individualità, c'è un circuito, una reciprocità tra queste due dimensioni, quella delle soggettività autonome e responsabili e quella di una collettività che si forma e si basa sul rispetto, la disponibilità e l'ascolto. Nessuna formica da sola sa andare da una foglia all'altra, ma le formiche nel loro insieme ci sanno andare e alla fine ogni singola formica sarà sulla foglia di sopra. Il sapere è il fuoco di Prometeo. Sicuramente, sapere è potere, ce ne dà tanto all'umanità. L'umanità a volte l'ha usato male, l'ha usato in chiave distruttiva, ma il sapere non fa solo questo, il fuoco di Prometeo non distrugge soltanto, può anche rischiarare la notte dell'ignoranza, può illuminare, rendere visibili cose che altrimenti non lo sono, come si diceva prima. Può trasformare la materia, il pensiero ha potere sulla materia. Così come, non dimentichiamocelo però, la materia ha potere sul pensiero, perché è dalla materia che il nostro pensiero emerge e della quale non si può dimenticare, dalla quale non può prescindere. Il fuoco a volte non è sempre controllabile, non è sempre propriamente prometeico, come quello del vulcano, che però ci suscita meraviglia e stupore. Ma il fuoco di Prometeo è anche quello che soddisfa. E come dice giustamente lo stesso fondatore della neuroestetica, non è questa fondazione non nasce dalla volontà di dedicare una disciplina scientifica all'estetica, che è sempre stata appannaggio della filosofia, no? L'estetica. Non è questo. Semplicemente è la scienza che chiede una mano all'arte e l'arte di rimando tende la propria, risponde. Perché? Perché ci sono degli artisti, e io con questo intendo pittori, musicisti, scultori, che, sto per dire una cosa forse grossa, hanno trasmesso in modo univoco, attraverso i secoli, un messaggio. Ora, è vero che nel trasmettere un messaggio un artista ha alle spalle tutto il proprio vissuto, e noi che siamo fruitori dell'arte, quando ne facciamo esperienza ci mettiamo il nostro di vissuto, però certi messaggi sono passati in modo univoco attraverso i secoli, lasciando poco spazio a interpretazioni, ed è da questo opere d'arte che si parte, perché io so già cosa grosso modo si agiterà nella mente del fruitore dell'arte, di chi guarda quel quadro, di chi ascolta quel brano musicale, analizzando attraverso la risonanza magnetica funzionale, attraverso l'elettroencefalogramma, la reazione al bello, al brutto, all'orrido, al sublime, posso capire quali siano le basi neurofisiologiche, forse, di tutte queste sensazioni. E infatti, perché la neuroestetica? Che senso ha? È attraverso gli studi di neuroestetica che si possono individuare quali strutture sono coinvolte nella nostra reazione alla bellezza, quali sono sollecitate dal desiderio che proviamo, quali si attivano quando facciamo esperienza di qualcosa che al pari di tante grandi opere d'arte è allo stesso tempo emotivamente doloroso, ma anche di sublime bellezza.
e quindi dice proprio Zechi, è per questo che ho inaugurato la neuroestetica, che si prefigge di apprendere il più possibile dalle discipline umanistiche, per poi approntare esperimenti volti a studiare le basi neurali della creatività artistica e della fruizione dell'arte. Cioè, complimenti, ci vuole una mente molto aperta per dire queste cose. Aperta forse è un'altra parola sbagliata, è giusto che sia così, ecco, però ci vuole una mente che sappia muoversi trasversalmente nella cultura per vederla così, e vederla così vuol dire anche vedere di più di quello che si vede con altri occhi. E un esempio, Cézanne aveva detto ad un suo amico critico tedesco, mi pare fosse, cerco di rendere la prospettiva col solo mezzo del colore, cioè Cézanne elimina la linea di contorno e con il colore fa tutto, prospettiva, dà forma agli oggetti. Noi sappiamo dalla neurofisiologia che forma e colore sono rappresentate separatamente nel nostro cervello e solo successivamente vengono integrate. E chi lo sa se forse i quadri di Cézanne sono così magnetici per questo? Lui forse aveva intuito qualcosa. Sono magnetici effettivamente, perché si sposano probabilmente con la nostra fisiologia della visione. Forma e colore, è il colore che dà la forma. E anche questo, grosso modo, nel nostro cervello succede, separatamente e poi integrati. E poi, altre peculiarità. Questa è una peculiarità, se vogliamo. Un artista, un soggetto straordinario, fuori dall'ordinario, che attraverso i secoli mi manda un messaggio. Ma un'altra peculiarità, un'altra cosa straordinaria, è l'orecchio musicale assoluto. Secondo me questo è un altro grande tesoro della neuroscienza. Capire cosa ci sia alla base di questa peculiarità ci può aprire nuove strade per capire qualcosa di più, non solo delle basi neurofisiologiche del senso dell'udito, ma anche forse del nostro stesso cervello. Cos'è l'orecchio assoluto? È la capacità di riconoscere una nota senza avere una frequenza di riferimento. Vuol dire conoscere le note per nome e per cognome. Beethoven aveva l'orecchio assoluto e è inutile parlare di musica senza dare poi voce alla musica. Proprio per questo vi voglio riproporre adesso un breve intervento musicale, il tema della sonata per pianoforte, la numero 14 in do diesis minore, meglio nota come Chiaro di Luna, che è uscita dalla mente di questo soggetto, cioè le note che sentiremo vibrare sulla nostra pelle sono state nella mente di questa persona, sono state partorite da una mente brillante e da un soggetto che aveva anche l'orecchio assoluto. Chissà cosa avrebbe detto che bisognava cercare il professor Zechi nelle nostre teste mentre ci deliziavamo ascoltando queste note. E andiamo avanti a questo punto a volo d'uccello molto rapidamente per arrivare alla nostra conclusione. Abbiamo parlato del coraggio di sapere,
dell'osare sapere e delle difficoltà che incontra, dei limiti che deve superare, innanzitutto in molti casi quello esistenziale. Abbiamo scelto come icona del coraggio esistenziale della conoscenza un cosmologo di fama mondiale, sicuramente Stephen Hawking, il quale ci esorta, e da lui questa lezione la possiamo e la dobbiamo prendere, a non guardare i lacci delle nostre scarpe, ma le stelle in alto nel cielo. Beh, se gli uomini non sanno alzare lo sguardo dai lacci delle loro scarpe e guardare in cielo, come ci raccomanda lui, come nella frase riportata in inglese qui sullo sfondo, beh, andiamo poco lontano e rimaniamo confinati dentro quel piccolo vaso di vetro che abbiamo visto prima. Un coraggio epistemologico. Il grande Charles Darwin ha partorito una creatura forse più grande ancora di quello che pensava lui. Il paradigma evoluzionista è uno dei più potenti che siano mai stati prodotti nella storia della scienza. Così potente che non solo è stato confermato, riconfermato ed esteso, ma ha anche colonizzato territori vicini a quello della biologia e meno vicini, come quello della teoria della cultura e della conoscenza, come quello della stessa fisica. Celebreremo tra poco la memoria di un grande fisico che è scomparso, di Siena, Enzo Tiezzi, un fisico chimico, il quale ha scritto un libro dal titolo molto eloquente, Verso una fisica evolutiva. Anche la fisica si sta declinando, sta guardando agli orizzonti dell'evoluzione. E i tanti che volevano imporre il silenzio a Darwin devono lasciarselo imporre da lui. Oggi che, per essere stato superato e ormai lasciato indietro, ormai è storia, proprio per questo è più vivo che mai. Charles Darwin pervade, permea il nostro mondo culturale, il nostro universo cognitivo, di qualunque settore ci stiamo occupando. E infine un coraggio sociale, che anche questo è rappresentato da un'icona del mondo della cultura e dell'educazione, che è Malala Yousafzai. Ha rischiato la vita, gli è stato sparato per quello che ha cercato di fare, questa ragazza, poco più di una bambina, ma lei crede nella cultura, crede nel sapere, l'unica vera forma di democrazia, l'unico veramente veicolo di intesa e rispetto tra gli uomini e, lasciatemelo dire, voglio dire ancora di più, di amore tra gli uomini. Quando Primo Levi va nell'ufficio dell'ufficiale SS del suo campo di sterminio, Primo Levi vede sullo scaffale di quest'uomo lo stesso manuale di chimica sul quale ha studiato lui e lì capisce l'immensità dell'assurdità di quella situazione e si domanda: ma com'è possibile? Abbiamo studiato sullo stesso manuale di chimica, conosciamo le stesse cose nello stesso modo, com'è possibile che lui è il carnefice e ora io qui sono come vittima, indossando questo pigiama a righe, come recita il titolo di un film a questo proposito? Com'è possibile? Aveva ragione Primo Levi, non dovrebbe essere possibile. Questo è quello in cui crede una persona come Malala Yousafzai, che a dispetto della sua età, non dico giovane ma tenera addirittura, l'ha portata a vincere il premio Nobel, l'ha portata a disprezzare il rischio della sua stessa vita. Beh, e noi tutti ci auguriamo che la sua battaglia abbia il migliore degli esiti. La sua battaglia è incruenta. La conoscenza è viva ed evolve, come si diceva prima. Il buon Darwin aveva ragione non solo per il mondo biologico, ma aveva ragione anche per quello a cui lui non pensava nemmeno forse all'epoca. E vive ed evolve e per questo supera limiti esterni, perché dobbiamo conquistare, Joseph Conrad diceva, le zone bianche della carta geografica, che l'esplorazione ancora non ha raggiunto. I romani scrivevano sulle carte dove non erano stati, non sapevano cosa c'era, hic sunt leones, come dire, che ci sarà, chi lo sa, ci saranno i leoni, se è una terra così selvaggia. Dobbiamo colonizzarlo questo terreno con la conoscenza, accumulando dati e informazioni, è quanto si fa accumulando il sapere e rendendolo più dettagliato. Dobbiamo superare i limiti interni di organizzazione e sono non meno importanti. Quando Galileo e Newton hanno stabilito il paradigma della conoscenza meccanicistica, ordinata, deterministica, lineare, quello dell'ordine possiamo chiamarlo,
Era l'unico allora. Nell'Ottocento i fisici della termodinamica ci hanno spalancato l'abisso del disordine, del caos arruffato. Una cosa terribile che gettava tutti nell'angoscia, scienziati, letterati, artisti e uomini comuni, anche se non se ne rendevano conto. Tra i due nel Novecento si è incuniato un terzo paradigma, quello del limite. Quello dei sistemi complessi auto-organizzati non è stata un'aggiunta, un pezzettino appiccicato sopra a altri due pezzettini messi lì uno accanto a quell'altro. Il paradigma della complessità ha ritagliato un proprio spazio di sovrapposizione e intersezione tra gli altri due e ha dato un senso diverso al rapporto tra ordine e disordine o caso, random, così indicato. Per cui oggi i paradigmi della fisica e dello studio dell'universo, della natura in genere, possono dirsi articolati su questi tre poli. Se mancava il terzo di questi poli, il panorama sarebbe stato completamente diverso. Quindi superare i limiti interni di organizzazione per la conoscenza è sicuramente fondamentale. E infine limiti di circolazione. Quando non c'era la stampa a caratteri mobili, girava molto meno informazione. Quando non c'era l'informatica e l'elettronica, girava molto meno l'informazione. Fino a che si spera, si auspica e si pensa, si possa arrivare a quella che viene chiamata l'open science, cioè la scienza aperta in cui più nessun limite di circolazione e diffusione sia a contenere, diciamo così, i contenuti della scienza stessa. Di conseguenza l'insegnamento, l'imbuto di Norimberga, una metafora del XVII secolo nata in Germania, illustrata mirabilmente e in maniera divertente da questa vignetta d'epoca, il maestro che dall'alto della sua scienza rovescia con l'aiuto di un imbuto i contenuti della sacra conoscenza nella testolina vuota, poverina, del bambino che sta lì a farcesi di rovesciare dentro. Se tutto va bene non trabocca niente di fuori e finisce tutto dentro. Se la testolina è abbastanza grande ce ne stanno di più. Oddio, mai un'idea fu più infelice. L'insegnamento è qualcosa di ben diverso, attiva dinamiche che sono generative, non lineari, non deterministiche. Si sa da dove si parte, non si sa dove si arriva. La funzione dell'insegnante esiste, ma è ben diversa da quella del maestro che sta rovesciando roba lì dentro un imbuto e dentro una testolina vuota. Voltaire, uno dei maestri non a caso della democrazia moderna e filosofo illuminista, dice: il dubbio non è piacevole, ha dei costi. Il dubbio non è piacevole, genera sofferenza, è vero, ma l'antidoto non sono certo i dogmi. La certezza è proprio ridicola. Se il dubbio è male, la certezza è peggio. Insegnare quindi è invitare a diffidare dei dogmi. Un buon maestro è tale se avrà instillato il dubbio ai suoi allievi. Popper, uno dei massimi filosofi della scienza del Novecento, dice: se lo scientismo è qualcosa, esso è la fede cieca e dogmatica nella scienza, ma questa fede cieca nella scienza è estranea allo scienziato autentico, e noi diciamo è estranea anche, no, stai che è solo per sganchirsi, è estranea anche all'insegnante autentico. Quindi insegnare che cosa è? È offrire la chiave per entrare in un mondo, non è regalare quel mondo impacchettato, perché non sta dentro a nessun pacchetto quel mondo. Si può consegnare una chiave affinché chi vuole possa entrare, accedere e navigare lì. E rendere chiare le coordinate per navigare. Io non regalo il mondo a chi vuol fare il marinaio, io gli insegno a leggere le coordinate, gli do una bussola e poi lo lascio andare. Questo è insegnare. E grande funzione ce l'ha anche, e grande valore nell'atto dell'insegnamento, ce l'ha il pensiero abduttivo. Fare ipotesi. Cosa vedo? Molti rispondono: un triangolo, lo conoscete, il triangolo di Canizza? Beh, perché vedo un triangolo se non c'è un triangolo? No? Il triangolo di Penrose che abbiamo visto prima, qui lo vediamo percorso da una pallina. Quella pallina fa quello che dovrebbe fare il nostro pensiero quando la pallina non c'è. Di fronte alle cose strane, provare a esplorarle, provare a inventarsi spiegazioni. L'ipotesi è un modo di ragionare comune,
lo facciamo nei casi più banali, un milione di volte al giorno tutti noi. Qualcosa tocca la nostra spalla, i recettori tattili della spalla sono attivati. Qualcuno ci ha toccato, è un'ipotesi, poteva essersi appoggiato un oggetto. Perché ci ha toccato qualcuno? È un mio nemico che mi dice stai attento perché io sono qui e posso fartela pagare cara quello che vuoi fare. Oppure un amico che mi dice tranquillo sono qui io, ti aiuto io, vai pure. È il mio capo che mi dice muoviti che devi tornare a lavorare. Non lo so, qualunque cosa io pensi è perché ho formulato un'ipotesi. Perché mi muovo sempre non su un blocco di granito ma in un mare vasto, un mare magnum che ha non solo estensione ma anche profondità. Possiamo solo navigarci, non speriamo di trovare sentieri già fatti, solchi già scavati. Recita Antonio Machado in un suo celebre verso, camminante noi camino, se ha se camino l'andar. Viandante, non c'è un sentiero, il sentiero lo fai tu camminando, il sentiero si fa camminando, il sentiero sono le tue orme, solo dopo che le lasciate ci saranno. I dogmi nella scienza del Novecento sono crollati, il dogma centrale della biologia molecolare che voleva una causazione monodirezionale dal genoma al fenotipo è crollato con i nuovi paradigmi dell'epigenesi, dell'azione dei retrovirus, meccanismi di retrotrasposoni e via dicendo. Ecco qua le nuove frecce, la retrotrascrizione, l'epigenetica, gli effetti che, vedete, sono sempre cerchi che si chiudono e il paradigma si completa e trova la sua maturità con i cerchi che si chiudono. Altro dogma crollato, il dogma centrale della neurofisiologia. Il sistema nervoso è composto da cellule che durano tutta la vita. Come ne muore una, ce n'è una in meno. Detto fra noi, non è vero. Una volta che lo sviluppo è terminato, dice Kagal, le fonti di crescita e rigenerazione dei assoni e dendriti, nemmeno delle cellule, si estingue irreversibilmente. E anche questo è un paradigma che si è sgretolato e ha mostrato la sua ridicolaggine, quella di cui parlava Voltaire prima. La neurogenesi, intesa come generazione di nuovi neuroni, ma anche come formazione di nuove sinapsi, è ormai una realtà assodata. Il sistema nervoso è vivo e vigono processi darwiniani al suo interno, tra parentesi, tanto per non andare lontano. La dicotomia tra natura e cultura, un altro dualismo che è destinato e noi auspichiamo sia destinato a cadere. Qui vediamo la trigonostoma Milleri, un cancellare di un gasteropo, il guscio di una lumachina di mare e una scala a chiocciola. È un caso che siano così simili? Chi lo sa? È un caso che natura e cultura si richiamino a vicenda? Forse no, perché derivano dalla stessa matrice e dalla stessa origine. L'uomo imita, ricrea, interpreta la natura, ma l'uomo viene dalla natura e nello stesso tempo ne è distante, attraverso il pensiero e la conoscenza. Tutto una storia, la natura e la cultura. Tutto è storia e anche futuro, la storia passata e la storia che ha da avvenire. Tutto si affaccia sulle frontiere del nuovo. Il nuovo arriva sempre, viene sempre. Era nuova nel 3-400 la cupola dei Brunelleschi. Erano nuove con la rivoluzione scientifica, qui sono versioni più aggiornate, il microscopio e il telescopio. Ci hanno spalancato nuovi orizzonti. I valori della conoscenza sono tanti, dalla disponibilità al rispetto, la condivisione, la partecipazione, l'umiltà, la crescita proprio altrui, il coraggio, la responsabilità e anche, vogliamo auspicare, la fiducia del dare e del ricevere che si confondono in un solo atto, come dimostrano questa bella ragazza e questo scoiattolino, che è lo stesso che scattava la foto prima, che si è gentilmente prestato per questa posa, che si stanno scambiando una nocciola in maniera così tenera. E detto questo, non ci resta che dirvi grazie davvero per la tanta pazienza, per aver partecipato numerosi ed essere stati così attenti.
vuoi salutare anche te? Sì, dico una cosa. Volevo dire rapidamente una cosa. Questo qua è... Un attimo solo. Dunque, volevo dire, questo qua è il nostro sito, laterzacultura.org. Chi fosse interessato, qua sulla scrivania in fondo al tavolo c'è un foglio dove chi vuole ci potrà lasciare nome, cognome, istituzione d'appartenenza e mail. Ora, a noi non piace ricevere spam, né tantomeno piace poi fare noi spam, però se ci fosse qualche novità, per esempio a breve sta per uscire il nostro libro sulla terza cultura, metterò dei video della marimba sul sito, oppure chi volesse sapere gli sviluppi dell'Atlante, ecco, vi manderemmo una mail quando arriveranno, se arriveranno queste novità, ve lo segnaleremmo molto volentieri. Una mailing list. Ringraziamo i nostri relatori. Io chiederei un altro pezzo finale di chiusura. Vi volevo salutare con un pezzo, se fosse interessato. Abbiamo sforato, abbiamo un po' sforato un qualche minuto. Io qualche minuto, sì. Mentre Giacomo si prepara, volevo ricordarvi. Volevo ricordarvi che la nostra festa di scienza e filosofia si fa anche promotrice di un'azione di beneficenza per la Croce Bianca, quindi chiunque volesse può trovare in fondo alla sala un contenitore dove lasciare un proprio contributo per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. Tutti voi sapete di cosa si tratta la Croce Bianca, ha oltre 200 volontari qui sul territorio, quindi chiunque volesse contribuire, la Festa di Scienza e Filosofia appoggia queste iniziative di grande utilità per tutti. Un applauso ancora. I nostri relatori, vi lasciamo con le note di Giacomo Gelati.